Andiamo a giocare una partita nella battaglia di Stalingrado. Andiamo subito con la squadra. Guarda, voglio mettere la squadra bella pesante perché comunque ho i costruttori. Posso mettere un rally point, una bella mitragliatrice, posso fare un po' di cose. Allora, dobbiamo difendere. Vediamo di darci una mossa. Dunque, loro vengono da questa parte. No, tu mi servi tu. Perfetto. Rally point, sinceramente, un po' illegale metterlo qua, però, sti cavoli. Anche mettendolo così vicino, praticamente a mezzo metro dalla nostra base, dal nostro cap, sono sicuro che troveremo delle difficoltà. Poi saliamo. Vamos. Tre ore per caricare. What? Ce la potevamo giocare un pochino meglio però, questa situa proprio. Vabbè, andiamo con la squadra medica. Con l'MP40, finalmente non abbiamo più l'MP28 che faceva... Cioè, allora, all'inizio del gioco, che bella l'MP28, è l'arma più bella del gioco, è potentissima, è insuperabile, poi dopo un po'... The fuck is? Ma perché? Perché i miei soldati erano lì? Non ho ben capito questa cosa. Erano molto avanzati. Vabbè, non ci demoralizziamo. Abbiamo perso solo due squadre in una maniera... un po' così. Raga, dobbiamo difendere. Quindi vuol dire che ci dobbiamo buttare... Non sto capendo i miei soldati dove vanno. Perché prendo iniziative? Statemi dietro. Cioè, tre squadre bruciate in un modo... What? Cioè, non si può flancare in questa partita. Miseria, questi sono... sono arrabbiati, eh.
Partita impossibile. O quasi. Ma miseria! Lo so, stava là. Difesa un po' da rivedere, la verità. Un po' da rivedere. Non è che abbiamo brillato, anzi. Ci hanno preso il cap, miseria ladra. Io qualcosina ho provato a farla, ma ho perso delle squadre in una maniera piuttosto della serie. What? Col martellino in mano è fantastico. No, in realtà io il rally point lo vorrei mettere. Beh, anche qua non sarebbe male. Non è distante. Come on. Troppo vicino. Ah. Ma giusto una mini copertura visiva, ma nulla di... Ok. Sarebbe interessante distruggere qualche carro armato per aumentare un pochino il nostro punteggio, perché penso che siamo molto bassi. Sono un po' tardi. Dove sei nascosto? Occhio che arrivano da... Stiamo facendo un soldato alla volta, il che è anche apprezzabile da un certo punto di vista, però... Bravo! No! Tanto non gli faccio niente. Forse quello è l'unico punto sensibile del carro, però capite bene che uno per arrivare là non è che può ogni volta fare sta... Cioè, non si può fare. Semplicemente non si può fare, secondo me, questa cosa, ogni volta. Come on, stavi ricaricando. Questi sono arrabbiatissimi. Vogliono cappare a tutti i costi. Allora, ho capito dove si trovano. Quindi dobbiamo andare. Allora, dunque, rally point fattura. Fatturiamo un po'. Dunque, il cap è quello. Sì. Quella è la strada. 652. Al momento non lo so proprio. Cosa mi ha colpito il motore esattamente? Io farei un altro passaggio con il bombardiere.
La picchiata 87 Rally Point, ragazzi, Rally Point stiamo fatturando in una maniera vergognosa con Rally Point. Punti su punti proprio. Guarda, cioè non è che un Rally Point, voglio dire, è molto tattico, nel senso è un Rally Point un pochino buttato lì per caso, c'ha solo un po' di sabbia di copertura, insomma, ma nulla di a livello visivo. Però stiamo fatturando. La chiave per la vittoria con Rally Point? Serio? Là! Anche se non li vedo, magari l'esplosione. A sto giro no. Vabbè. Rally Point distrutto. È finita la festa. Lo so che devo aprire il paracadute, l'ho fatto di proposito a non aprirlo. Per non perdere tempo. Non mi serve quel soldato. Però bravi loro a trovare il rally point, eh. Vabbè, non è, ripeto, non è che era introvabile. Proviamo là. Andiamolo qua, dai, un pochino più coperto. Ecco, già qua è più bello, perché è coperto anche a livello... La smetti. La smettete. Bene. Thank you. Altri cecchini stanno sopra. Sto capendo da dove... vabbè, col lanciafiamme ci sarà da soffrire se questo c'è il lanciafiamme veramente. Da là veniva il colpo, però non capivo... Serio? Vabbè, oh, non lo sto vedendo. Perché non lo posso utilizzare? Perché non posso utilizzare il medikit, il medikit nemico? Datemi una motivazione logica del perché io non posso utilizzare il medikit nemico. Cioè, trovi un cerotto per strada, chiuso, sigillato, perfettamente integro. No, non puoi. Cosa vuol dire sta cosa? Comunque dobbiamo lavorare molto di rally point. Non so perché, ma questa mappa, cioè, con rally point ci vive. Non mi piace tanto la posizione, però meglio di niente. Veloce! Due carri armati. Mettiamo 3 ore. Thank you. 4 punti per averlo costruito. Sì, ho capito dove si trovano i carri. Infatti sto cercando di flancarli per costruire un qualcosa. Aiuto! Intelligenza artificiale. L'ho visto.
Ah. Un cecchino ci vuole sempre. Fermatevi! Miseria. Mi serve un'altra idea, mi serve un'altra squadra. Andiamo col carro? No, okay, che questi stanno cappando. Andiamo a difendere. Cioè, hai capito perché non vado col carro alle volte? Perché... Alle volte, cioè, io voglio andare col carro, però non vado perché poi dico, se non vado io a difendere, chi cavolo va? È un po' questo il motivo. Sa! Ma se sei... Ma what? Ma se io sparo alla porta pure io, cioè, sarò cretino se sparo alla porta. Mi sembra, c'ho a mezzo metro, sparo alla porta. Una difesa impossibile. Ci vogliono interrompere i rifornimenti. Ci vogliono interrompere i rifornimenti. Si passa più di là, raga. Si passa più. Dentro, a questo punto dobbiamo giocare a testa bassa e buttarci nel K a difendere. Stavo unendo tutte le parole. Non ve la voglio far vincere. Abbiamo cercato un po' troppo dalle nostre capacità.
Non pensare troppo, è peggio. Quest'arma è vero che bisogna giocarla da... No? Bisogna stare seduti e sdraiati e usarla. Però è incredibilmente... È incredibilmente imprecisa rispetto ad altre che ho provato. Ce la fanno a prenderlo? Sì, a sto giro sì, ce l'hanno fatta. Mi conviene spawnare a destra e attaccare da questa parte. Ho messo a terra. Ti salva Devi. Mi servi tu perché c'hai la... La TNT. Sì, per un attimo non stavo capendo dove dovevo andare, lo sai? Continuavo ad andare dall'altra parte. No! Te avevo visto, fra! Faccio? Posso fare niente? Rally point lo abbiamo. Però mi serve questo per chiamare un po' di artiglieria. A questo punto te la chiamo in testa. Per terzo, raga, se la volete perdere ditemelo, io mi sto fermo e cioè ragazzi, non lo so cosa state combinando però, non lo so cosa state combinando, cioè sto capo non l'abbiamo proprio difeso, zero difesa, questo almeno forse un pochino più riparato per i carri armati, però dai, cioè miseria ladra. Cioè, proprio regalati, regalati questi cap. Regalati. Non sono convinto di fare sta cosa. Ma proprio per niente. Sono convinto. C'è qualcuno nel cap? Giocando, no, vabbè, regalarla così no, la stiamo regalando, eh.
Siamo regalati. No, regalata. È confusione totale. Confusione totale. Pazzesco quello che sta succedendo. Mi serve un rally point. Lo metto un rally point. Ce la facciamo. Siamo lontanissimi. No, dai, perderla così, no. Non ci posso credere, raga, cosa abbiamo perso. Ci posso credere. Non ci posso credere quello che abbiamo perso. Ci posso credere. È semplicemente pazzesco quello che è successo. È semplicemente pazzesco. Ce la siamo giocata benissimo. Poi che succede all'ultimo? Non ci posso credere. Certo che perdere queste partite è brutto però, eh. Ma com'è possibile? Come è possibile perdere queste partite? Ora, questo ne ho fatto 152 con 8783. Poi ne ho fatto 120 con 5883. E c'è una bella differenza con il quarto nella nostra classifica che ne ha fatte 32. A un certo punto poi questo se n'è andato. Posso capire che ti disconnetti nei primi due minuti di partita dove vedi che stanno già 500 kill a zero. Allora dici, sai che c'è di buono, me ne sto andando. Ma Mister Radra, ce la stiamo giocando, che te ne vai? Mi lasci completamente solo e poi questi sono i risultati. Cioè, non è una cosa... Vabbè, sempre alle solite. Allora, in realtà mi sono divertito e non poco, però perderla... Wow. MP40 funziona, una squadra fantastica. Non ho utilizzato neanche una volta il medikit, dobbiamo essere sinceri, lo ammetto. Però il fatto di poter avere una squadra medico assaltatore che si intruffa, oh, mi piace. Squadra pesante la sto rivalutando molto, anche se l'MG34 sinceramente rispetto ad altre armi no. Il 41 è un'arma fenomenale, la più utilizzata praticamente delle mie squadre, e la squadra poi anticarro, la GRB39, dobbiamo sempre andare col TNT se incontriamo il K1, perché risulta un po' difficile distruggerlo. Poi per quanto riguarda il 100... no, dove sta? Io ho usato il 109, ma ero convinto di aver utilizzato gli 87. Infatti ho detto, mi sembra un po' troppo rapido. Pensa un po' tu come sono messo. Pensavo di aver utilizzato un aereo al posto di un altro. Fantastico. Bombardiera era picchiata, invece avevamo il BF-109. È tutto ma è possibile. Devo rivedere poi eventualmente il replay. Comunque, al netto di tutte queste cose qua, l'abbiamo persa. Dobbiamo sbloccare il livello 17. Livello 16... Livello 17 non c'è. 16-18 facciamo? 20? 22? Ah, andiamo due livelli alla volta. Perché questa cosa, scusatemi, 27-29? Perché altrimenti non sappiamo come arrivare a 30, e quindi per ovviare al problema facciamo il 2 in vo... È tutto fantastico. Ragazzi, spero che il gameplay vi sia piaciuto, e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, commentate e condividete. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. È tutto fantastico, ciao! Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know that.